negli anni 90 noi avevamo una crisi economica, l'Italia era uscita dal serpentone famoso, però naturalmente questo non giustificava di abolire quello che era stato il sistema che aveva portato al miracolo economico. E quindi l'attacco allo Stato imprenditore fu organizzato dalle grandi banche d'affari, che attaccarono, convinsero politici italiani come Ciampi e come il governo Amato di liberalizzare. Mario Draghi era direttore generale del Ministero del Tesoro, spinse alla privatizzazione. In poche parole, venne distrutto lo Stato imprenditore, l'ENI da 110.000 dipendenti si ridusse a 30.000 dipendenti, scaricando su tutti noi il costo di questa operazione veramente indegna, perché si sono chiuse attività, erano di profitto, come la Nuova Opinione, la Lebole, la chimica di base, la chimica fine. Cioè si distrusse l'ENI, il patrimonio immobiliare dell'ENI venne ceduto alla Goldman Sachs al valore di una lira, 1.000 miliardi di patrimonio immobiliare di tutti. Quindi secondo me si è fatto un crimine che doveva essere perseguito per legge, invece no, si è andato avanti, si è distrutta l'IRI, si è distrutta l'IMI, si è distrutto il sistema bancario italiano, si è distrutto finanche la Banca d'Italia, perché non esiste più, non abbiamo un istituto di controllo finanziario. Naturalmente Draghi fu premiato, divenne presidente della Goldman Sachs Europa. Io non lo so se in un paese è accettabile un conflitto di interesse. Adesso è presidente della Banca Centrale Europea. Di questa portata, per 2 anni fa il presidente della Goldman Sachs Europa, poi il governatore della Banca d'Italia e oggi la BCE. Oggi la finanza governa il mondo. La finanza impone la sua politica, la finanza impone il pagamento di tributi che riguardano il deficit degli stati, la finanza ha portato l'Europa in una situazione che conosciamo tutti e che stiamo vivendo.